Pensate, bambini, se Maria avesse detto di no, secondo voi Dio che cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato a bussare alla porta di un'altra creatura? Secondo voi sì o no? Perché no? Perché mi dite no? Era come la sua scelta, era lei la persona scelta da Dio, non poteva essere un'altra. E perché aveva scelto Maria? Lei era senza peccato originale. Sì, ma Dio l'ha scelta prima ancora che nascesse, l'ha fatta senza peccato originale. Quindi, secondo voi, Maria era una specie di burattino che doveva per forza dire sì, se lei era stata prescelta? Oh, mi state facendo imbarcare in una cosa che non so nemmeno se io so dare la risposta. Ho un po' di paura. Maria non era un burattino, eh? Non era un burattino perché Dio aveva visto che avrebbe detto di sì. Secondo te Dio già sapeva la risposta? Secondo voi Dio sapeva già la risposta? E allora, scusate, abbiamo detto che Maria non era un burattino, ma Maria era libera sì o no di dire sì o no, eh? Era libera. E se avesse detto di no, che sarebbe successo? Dio andava a bussare alla porta di Santa Elisabetta? No, quella era un po' più vecchiotta. Se avrebbe detto di no, non ci sarebbe stata la salvezza. Come ti chiami? Vincenzo. Facciamo un applauso. Insieme, ecco, facciamo questa preghiera alla Madonna. Maria, Madre di Gesù, dammi il tuo cuore, così bello e così puro, così immacolato, così pieno d'amore e umiltà. Rendimi capace di ricevere Gesù, il pane della vita, amarlo come l'amasti, servirlo sotto le povere spoglie, del più povero dei poveri. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Forte!
Madre di Dio Immacolato, e il secondo è l'avvento, la preparazione del Natale, che questa festa anche vuole preparare, vuole predisporre spiritualmente. La festa della Immacolata non è una interruzione, una specie di diversivo del cammino verso il Natale. Maria è proprio la figura di primo piano del cammino che si prepara verso il Natale. È una buona scorta, perché proprio lei sarà ad offrirci il Figlio di Dio fatto uomo. Maria è un'immagine vivente del progetto di amore, di salvezza di Dio, e in Maria trova sempre una risposta generosa e fedele. Maria è l'esempio per noi di come vivere il tempo di avvento in cui Dio vuole operare un grande dono per noi attraverso la trasformazione della nostra vita. E oggi contempliamo l'opera meravigliosa di Dio in Maria, la sua personale santità, la sua docile e piena adesione alla volontà di Dio. Ma questa immagine meravigliosamente raffigurata in questo mosaico che attira i nostri sguardi, deve essere anche l'invito a noi ad una vita riscattata, ad una vita obbediente, ad una vita protesa verso Dio, perché spesso la nostra vita distratta in tante cose futili e dannose. E stiamo attenti, perché comincia oggi il tempo degli acquisti natalizi, ma non facciamone veramente un gioco infantile. L'impegno per incontrare Cristo nel Natale, un impegno di conversione, un impegno di amore e di carità verso il prossimo. Se non saremo capaci di cambiare dentro di noi qualcosa, che Natale faremo? Un gioco di bambini. Ma il gioco del cristiano è accettare questa presenza del Salvatore, che rigenera la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri progetti, il nostro impegno per la società. Dobbiamo portare questa testimonianza di santità di Dio nei nostri comportamenti. E allora capite bene che questa festa è proprio un grande svegliarino per noi, attirare l'attenzione su ciò che vale nella vita cristiana, ed è l'impegno di invitare Cristo, di accogliere la sua opera di salvezza, di purificazione dei nostri peccati, quando ne siamo profondamente distaccati, quando chiediamo a Cristo la grazia di rigenerarci al suo amore e di farci creature nuove, così come Maria è stata totalmente nuova nella creazione. E permette anche a noi, Signore, di rinnovarci in prospettiva del mistero natalizio, ma anche come realizzazione piena della nostra santità cristiana. Thank you.
Padre Santo, ascolta la preghiera di questi tuoi fedeli riuniti attorno alla Madre di ogni bellezza, come gli Apostoli del Cenacolo. Dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecita e un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella prova, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione nel benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace. Finché giunti al termine del cammino dell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine Immacolata intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, in questo momento vogliamo affidare alla Vergine Immacolata tutta la nostra vita, tutta la città di Foggia. O cuore immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore, così da avere un continuo desiderio di te. O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Donaci per mezzo del tuo cuore immacolato la salute spirituale. A te affidiamo la nostra città di Foggia, ma che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo cuore. Amen. Tutto bene, signorina? Ti è piaciuto il viaggio?